Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. C'erano anche delle cose un po' strane, no? L'abbiamo visto anche 15 giorni fa, quando lei era qui davanti a me. Erano cose che anche la imbarazzavano. Io ne voglio far vedere una, che è molto particolare. Cioè lui, a un certo punto, credo voi stesse parlando, lo riassumo per chi ci sta ascoltando, dei problemi che doveva dipingere casa, aveva dei muratori da qualche parte, eccetera, e le dice, vuoi ascoltare un audio? E le invia questo, che è a sfondo sessuale. Guardate. Ma posso offrirle un altro po' di prosecco? No, meglio di no. È che se esagero troppo con l'alcol, mi viene un problemino alle gambe. Che problemino? Niente, mi si aprono. A lei dava fastidio? Sì, lo ribadisco. Sì, sono delle confidenze che si scambiano più uomini con le amiche o con l'amica. Ma secondo lei perché? Che cosa vedeva in voi? Perché in fondo ha ragione lei, no? Di solito è tra maschi che si mandano un certo tipo di messaggi, no? Tra compagni di spogliatoio. E invece lui, anche 15 giorni fa, ne aveva fatto vedere un paio che erano oltre, no? E lei mi diceva che però aveva messo una specie di sottile linea rossa oltre la quale lui non poteva andare. Forse lui provava ad andare e lei, non reagendo, lo mandava fuori? Sì, è chiaro che poi noi donne siamo abbastanza abili nel passare pure evitare che un uomo si conceda delle libertà oltre le quali non deve andare. Certa sono che il mondo femminile mi compensa a tutto tondo. Le faccio vedere un'altra fotografia.